Antonella Clerici è stata operata d'urgenza e il suo compagno, Vittorio Garrone, ha finalmente rotto il silenzio. Prima di entrare nei dettagli, vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per restare aggiornati su tutte le novità. Antonella Clerici ha subito un intervento chirurgico urgente per rimuovere una cisti ovarica. La celebre conduttrice ha raccontato la sua esperienza su Instagram, evidenziando l'importanza della prevenzione. Antonella ha spiegato di essere arrivata a Roma con l'intenzione di stare vicina a un'amica e di assistere a un concerto, ma un controllo di routine ha rivelato la necessità di un'operazione immediata. Con grande gratitudine, Antonella ha ringraziato il suo ginecologo, Antonio Tafuri, e Adriana Bonifacino, che l'ha sostenuta con dolcezza e professionalità. Un ringraziamento speciale è andato al professor Enrico Vizza, il quale ha trasmesso serenità ad Antonella prima dell'operazione con queste parole: «Stia tranquilla. Al resto ci penso io». Parole che la conduttrice non dimenticherà mai. Antonella ha voluto esprimere la sua riconoscenza anche all'Istituto Romano IFO Regina Elena San Gallicano e a tutti i membri dell'equipe medica. Ora si prepara a un periodo di convalescenza, confortata dai numerosi messaggi di affetto ricevuti dai fan, dai colleghi del mondo dello spettacolo e dagli chef con cui ha collaborato negli anni. Tra i tanti messaggi, spicca quello di Vittorio Garrone, compagno di Antonella dal 2016. I due vivono insieme in una casa immersa nel bosco ad Arquata Scrivia, insieme alla figlia di Antonella, Mael. Vittorio ha scritto un commento toccante: «Sempre con te, a fianco a te, dentro di te, nei momenti belli e in quelli difficili, nelle salite, nelle discese e ancora nelle risalite. Tu sei amore». Il commento di Vittorio ha ricevuto un'enorme quantità di like e risposte affettuose dai fan della conduttrice, che augurano ad Antonella una pronta guarigione. Se volete lasciare un messaggio di sostegno, fatelo nei commenti. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video.